Aspetta, forse un'idea. Posso Vediamo. immaginare. Così è. Ottimo. Sì, chissà poi cos'è che pensano sti qua, non so, Tanto sono tutti bot. Vabbè, poi se facciamo così sta ancora boh. meglio. Allora, signora, a qualche secondo. E Salve. sto qua che sbatte la testa contro il parabrezza. Per Ops, ho sparato. sbaglio. Certo! È bello a tutti ragazzi, qui Wolf. E 33. Siamo su GTA, no, siamo su Jacopo, no, GTA V. Ragazzi, come sapete, questo qua è un covo di hippie. E a Trevor non gli piacciono tanto gli hippie, quindi. Insomma, cosa dire? Ecco. Quindi. Sì. Che poi, cioè, dovevano. Teoricamente. Cioè, dovevano proprio saltare in aria tutto il mondo. Dettagli. Guarda, dov'è che l'abbiamo lasciato? Chi? Il quad, non c'è più il quad. La mappa si è aggiornata. Ho fatto pure in tempo a crashare i PC, che questo qua è la seconda volta che facciamo il video, quindi. Allora ragazzi, comunque, nella prima parte del video ci andavamo poi io per le montagne con un quad. Vabbè, vediamo cosa succede se lo faccia. Non è la stessa cosa. Vabbè. No. Fa anche fatica ad andare. Sto qua sarà il video più sdrugheggiante e lento di sempre. Vabbè, qui va. Fa schifo sto coso. E non si è neanche fatto un danno. Attimo, lo lasciamo lì. Puoi rubare i treni in GTA 5? Purtroppo Cazzo. Ma in GTA 3 si poteva, perché no. No, qua mi sa, no? ragazza. Sì, in 3. Giusto. È stessa cosa. 3 San Andreas. No. Sì, non ho mica fatto GTA 3. GTA 3, però sono in 26, non su San Andreas. Giusto. Quindi GTA 2. San Andreas. Vabbè, Lascia stare. è uguale, insomma. Oh. Sì, vabbè, poi lo recuperiamo, possibilmente. Dettagli. Tagli tecnici. Quindi Allora. ragazzi, dalla conferma ho finito la storia di GTA. 5, di già. Dopo neanche un mese di gioco. Praticamente sì. Abbiamo Vespucci, vigilante, paracadutismo, tutte le Poi variazioni. ragazzi, faremo. Oh, una gara di moto e noi partecipiamo logicamente a modo nostro. Scusa, si è radunata un po' di gente. Ci sono arrabbiati. Sa che vabbè. Allora, niente, a questo punto magari una bella granata a gas che lanciare in aria, giusto per vedere No, cosa non c'è succede. nessuno. Buttare soprattutto le impennate, la radio soprattutto, che si sente come si sente sulle auto. La luna, che poi è. Ops, la luna e Allora, altre aspetta. cose. Adesso ragazzi, Ecco, proverò qualcuno. a guidarmi in modo un pochettino strano, ma fa niente. Come guida veramente Trevor? Allora, qualcuno praticamente ci ha scritto se ho perso 3-0 contro Wolf a FIFA. 2-0. Sappia, a me ha scritto 3, vabbè, si saranno sbagliati. Sappiatelo, era il computer che giocava, non ero io. Se Sì. no, Wolf faceva tipo 20-0. per me. Ok, No, al l'hai contrario. detto tu, eh? 20-0 per me. No, per me. E vabbè, poi magari faremo un video in cui giochiamo a FIFA io contro lui e vediamo chi vince. Purtroppo non ho un altro controller. Giusto, è vero, quindi compreremo un altro controller apposta per fare questo video. Lo compro te. Ma sì, tanto ci puoi attaccare tutti i controller che vuoi alla PlayStation 4, di saputo, cioè. Cose normali, no? Ecco, ottimo. È normale che mi dico così, vero? Allora.
guidando così. Ecco, c'è quello dietro, ma fa culo a tutti. Ecco, immaginate ragazzi, trovarvi sulla tua strada una del genere. Mi hai detto che indica la direzione, no? E poi cambia che mano. Questo è come guidiamo noi. Anche a questo, anche a quello, ma fa culo a tutti. Io vado come cazzo mi pare. Ecco, anche a lui. Ma GTA dovrebbe essere un gioco per bravi ragazzi, quindi non so perché abbiano implementato tutte queste funzioni diseducative. Ma che? Che l'auto, l'auto dietro che si è incazzata. Andiamo a riprendere la moto. Naturalmente bisogna camminare in mezzo alla strada. Mi sono arrabbiato anch'io però. Allora, fatto sto solito sdrogheggiamento che più o meno, ecco, puntiamo pure l'arma in aria. O meno ricaricare. Allora, questo. Ma sulla, perché ci ricercano già? E perché sopra. Dov'è che è puntata la mappa? A caso. Ah, ottimo. Giusto per vedere dove cacchio andiamo a finire. No, c'è l'elicottero della polizia Mastella. E beh, mica ci sta seguendo, è di passaggio. Anzi, lo facciamo al camionista. Quanto sarà se lo facciamo al camionista? È proprio lì davanti. Non lo vede, oh. Ma c'è il camionista, ma viene a fare se. Aspetta, proviamo con la pistoletta. Ecco. Naturalmente non ci ricerca. Qualcuno ha tirato giù un palo. Naturalmente ragazzi ci ricercano come sempre. Ecco, così si fa. Fucile a canne mozze. Oh. Ok, e detto questo io vorrei fare una domanda a Wolf, a nome di anonimi che ci hanno sempre scritto. Che poi in realtà quando io dico ci hanno scritto intendo che mi hanno parlato i miei compagni di classe. Allora, Wolf, se io voglio comprare delle bombe adesive o comunque trovare delle bombe adesive, come faccio in GTA 5? A procurarmi? E poi sono, non sono infinite, giusto? Eh no, ma sono 25. E quindi dov'è che le trovi? Nell'alberia. Ok. Queste erano le mie domande. Aspetta, lo facciamo a questa. E si è spaventata? Sì. Cose strane. E chi se ne frega? Ah no, aspetta, facciamo, proviamo a fare una cosa. Non mi frega niente. Facciamo... Sì, vabbè, siamo attualmente in contornato. Vabbè, capita a volte... Sì, per chi non lo sapesse ho lì l'aveva aspetto, devo ricordarlo. Comunque ragazzi, anche se non l'ho prenotata, posso utilizzare il tiricipio. Ottimo. Basta solo trovarlo. Ah, ecco. Ci metto, secondo me ci ha messo ecco, intanto qua. No, si stava così bene, allora devi andare dall'altra parte. Continuiamo il nostro giretto. Normale. Sì, che per chi se lo chiedesse l'hanno introdotto in GTA V, prima non si poteva. Peccato che se ne sono accorti soltanto adesso. Sblocchi anche le missioni facendolo magari. No. Che peccato, una missione, fallito meglio a 10 autisti. Sembra una sfida di Call of Duty. Dov'è il dirigibile? Posteggiato qua. Posteggiato. Vediamo il dirigibile. Questo era... È una roba veramente mostruosa. Ma dov'è che devo passare? Dentro lì mi pare là, ecco.
cioè, l'hanno sbarrato da prima, devi saltare da qualche parte, non c'è niente da fare. Cavolo, sto a cavattare. Vai. Scusa, ma siamo un ippodromo? Sì, ma cacchio, ma potevano anche mettere un po' meno sbarre. Ma secondo me qua, da qualche parte c'è un posto dove passarti, naturalmente non l'ho visto. Logico. Comunque, non so, fai qualche bella ricerca su internet. No, sono curioso di vedere il dirigibile, che per chi non lo sapesse... si sblocca con un codice. L'elio non è esplosivo, con un codice, logico, perché di default non puoi sbloccarlo giusto, neanche con l'elio. Ecco, è una cosa personale, cioè privata, fa schifo, però è utile, insomma, per farsi un giretto la notte quando non ci avete un cazzo meglio a fare. È bellissimo quando ci puoi caricare anche sopra la gente, tipo che trascini il corpo, lo metti sopra e poi sali. Da Just Cause 2, momenti belli. Ecco. Dobbiamo farli, non fa un video dicendo momenti belli. Beh, insomma, la vista è bella, io mi lancerei giù da qua. È giusto, un pochino più in alto. Allora, ci mette un pochino a salire, come vedete. Oh, la vista di che città è? Los Santos. È vero, no, l'ho riconosciuto dall'aeroporto, che è quello lì. Perché ricordiamolo, Jacopo mi ha giocato San Andreas. No. Sì. Lo riconosco all'aeroporto perché è identico a quello di Los Santos. No, perché è identico... Sì. Sai che sei difendita. Vabbè, più o meno. Perché visto dall'alto sembra gli aeroporti. E poi andiamo qua a capire. Scusa, ma va la luce, perché sennò com'è che fa illuminare così la scritta? Ma va, è per farti vedere la scritta, ma in realtà. E più. Ci sono degli alieni lì che. Io usavo questo sistema per muovermi velocemente col paracadute. E deve essere fighissimo. Quella vuoi provare a fare un salto col paracadute un giorno? Sì. Poi però voglio che il paracadute si apra. Sulla macchina. Ce la faccio secondo te? Dai, su una macchina. Su un treno. Ecco, sei andato a fare in culo. No, aspetti. Che sfiga, eh? Ti hanno pure cattato subito. Sei una vittima della strada. Oh signore, sono una vittima. Mi dia un passaggio. Ma perché nessuno ci vuole dare un passaggio? Oh, insomma. È tutto normale, no? Tranquilli ragazzi, è tutto normale. Ops, io scapperei. Tanto abbiamo l'invincibilità di tre. Dettagli. Ottimo, per aver fatto esplodere tre veicoli vinci un premio 3 stelle. Ma sei tutte e due. E va ancora avanti? Eh sì, perché... Ah, è vero. L'avevo letto. E le cose più strane è che ci sono pure i veicoli che si guidano anche quando tu uccidi il passeggero. Tipo c'era delle missioni in cui in Vice City. In Vice City, dove dovevi andare a scattare delle foto a casa del governatore. E c'era il taxi che ti doveva portare a casa del governatore. Se tu uccidevi il tassista e poi salivi, miracolosamente il taxi ti portava a destinazione ugualmente, senza che tu dovessi far niente. E poi... cos'è che succedeva? Non mi ricordo, forse era morto il governatore, o dei bug strani, ecco. Cercatelo su internet, bug strano, GTA, Vice City, no, governatore, bloccato, morto. Non avevi invincibilità. Sì, ma non funziona in pratica. Che sfiga, proprio. Io sto facendo i nodi tedeschi con le cuffie e lo schermo del PC si sta spegnendo, così poi quando si spegne crasha. E è in registrazione ancora, ho appoggiato tre dita.
Comunque, ragazzi, allora, ragazzi, prima ho avuto qualche piccolissimo problema del tipo che Jacopo mi si diverta a trollare. Allora, prima, per sbaglio, col touchpad del portatile, il cursore era selezionato su stop al video, e io invece ho appoggiato il dito, ne ho appoggiate tre, quindi mi ha fatto click e si è fermato. Esattamente come adesso, in cui ne ho appoggiate ancora una volta tre, ed è partito improvvisamente. Quindi è stato tutto un troll del touchpad, non è colpa mia. E niente, insomma. Non è mai colpa tua. No, mai colpa mia. Io sono santo. Come... vabbè. Garage è pieno. Sì. Adesso vi pregherei di farvi vedere le auto. C'è il... un attimo. Allora, scusate, abbiamo dei problemi. Bravo. Con... è sotto... bravo, 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 bravo. Ma ce la fai? No, tira. No, lascia andare. Adesso togli il piede. Comunque, quale auto? Okay. Allora, comunque, quale auto usiamo? Quella bella, quella bella, quella bella. La distruggiamo, però, eh. Io te lo dico, usiamo quella, però la distruggiamo. No, no, quella vediamo un po' modificarla. Che peccato. Aspetta, facciamo una cosa. Potremmo vedere se si può modificare il booster. Sì. Allora, ragazzi, facciamo una delle più grandi prove al mondo. Eravamo circa 13 minuti, quindi siamo a 14. Andiamo a modificare l'auto e... ah, meno, sì, perché non so se si può modificare questo qua. Vediamo, secondo me sì. Magari non c'entra neanche. Se no rubiamo una macchina qualsiasi. Ma e... sotto andiamo a modificare la Lamborghini, la vacca. Si chiama vacca, veramente. Infatti la Lamborghini è la marca che produce mucche. È una marca che produce mucche, tutti lo sappiamo, dal 1960, mezzi di locomozione e mucche, insomma, cosa volete che sia? Locomozione, voi penserete, produce locomotive, invece no. È mucche. È proprio, infatti, un nuovo modello vacca che contiene 3 cavalli, perché la mucca si è inculata a 3 cavalli. E niente, insomma, questo qua sarà un hype abbastanza razzista. La vacca 3, la vacca 3 cavalli. Facciamo 300, dato che la vacca 300. Quanti cavalli ha la vacca? 500 cavalli, perché ragazzi, la vacca si è... non ci credo, si può modificare, perché la vacca si è inculata a 500 cavalli. Allora, io direi di mettere, vabbè, l'armatura, freni, la gara, ecco, dai, così che è indistruttibile, telai, il copre pick-up, il pick-up ti protegge di più, fa niente, sta qua tutta mia, motori, scherzi, sì. La griglia o il clacson lo voglio da pagliaccio. No, questa qua. Sentire? No, io volevo quello da pagliaccio. Com'è che era quello da pagliaccio? No, è così. Fammi sentire quello da pagliaccio. No. Lo mettiamo qua. Nero, un bel nero opaco. Ottimo. Stiamo ritoccando tutti i colori, tanto non ce ne frega niente, comunque vabbè. Tanto lo salviamo, password. Non salviamo? No. Poi abbiamo... cosa? Queste cose. Ottimo. No, vabbè, tanto non ce ne frega. I freni si... adesso si vedono i freni. Sì. Il fumo lo voglio rosso. No, il fumo lo voglio giallo. No, facciamo... eh sì, vabbè, qui è giallo. Che è bello visibile. E finestrini molto... cioè ti aggiunge il colorante al fumo, praticamente. Sì. No, oh, avere una macchina così al giorno d'oggi, tutti i politici dovrebbero averne una. Anche se io pensavo un altro tipo di auto blu un po' più lunghe, con dentro magari dei contenitori, tipo portacorpo,
di quelli che poi si chiudono e si mettono sotto terra. Però vabbè, dettagli. Certo. Tutti i politici dovrebbero avere una macchina blu di quel tipo. Attualmente voi non lo sentirete perché è basso. Vabbè, il clacson va anche in acqua. Stiamo già iniziando a romperla. Allora aspetta, adesso guarda se ho ragione. Che ribelle. Ecco. Chi ha messo ste rotaie proprio qui? Cioè, tu stai sempre passeggiando in pace e trovi sempre il coglione che ti mette le rotaie in mezzo alla strada. Ah no, quindi ogni volta che frena accelera, quando dovrebbe teoricamente fare il fumo normale, fa il fumo. Perché quando freni fa il fumo la macchina, no? Normale. Ma tipo, a me una volta è successo di rimanere con la macchina ribaltata, ma poi come si fa a metterla normale? Questa qua la ritrovo normale, la lei da sola. Ottimo. E tutte? Sì, normale. Come fa? Ah, ho capito. Poi vabbè, il fumo che naturalmente ha qualche problema di fisica, non fa niente. No, perché ci hanno aggiunto il colorante. No, perché vedi che entra da tutto. Si esce anche leggermente dalle parti dove non dovrebbe uscire, tipo le gomme. Un attimo che adesso passate, eh. Ecco. Calma. No. Non doveva tornare da sola? Questa è spettacolare. Semplicemente girando il volante. Ok. Purtroppo gli ha rotto il parabrezza. La macchina nuotare non ha neanche un graffio. Aspetta, ecco, aspetta. Salve, come va? Tutto a posto? Fatto passare una buona serata. Cavolo, si è arrabbiato. Facciamo un inseguimento? Allora, aspetta, facciamo un attimo. No, aspetta, ho sbagliato io. Ritorniamo dal pen spray. E alziamo ancora di più le... aspetta, sto qua lo faccio qua. Le sospensioni? Sì. Ma buon. Ottimo. E un'altra domandina, poi magari al finale facciamo vedere come so guidare in GTA 5 io, dato che non ho mai guidato per ora in GTA 5. Anzi, non ho mai toccato il controller in GTA 5, quindi magari l'ultimo minutino finale facciamo vedere quanto sono bravo. Forse. Forse. Vediamo se ci sta. Tanto sono bravissimo io a GTA 5, cioè io sono modestamente un genio. E quindi... mi sa che sbaglio. Tanto te, qui è come il navigatore che ti ripropone il percorso. Sì, tra l'altro ti fa girare anche quando non serve. Tanto prima o poi girare lo vedi, quindi beh, insomma, GTA è un gioco geniale. Che è stato programmato. Ha sbagliato strada. Deve andare più. Deve andare corsia sinistra. Programmato a veri geni, tipo me, mio padre e mio nonno. E basta. Geni. No, di geni quanti vuoi che ce ne siano al mondo? Sicuramente non vuoi. Io, mio padre e mio nonno. Io ne ho. 5. Io, mio padre e mio nonno. Perché scusa, non sono 5? No. No. Sono ragazzi, devi andare in sospensioni. Ma non succede mai tipo che sbaglia e come le donne fa un colpo accelerata qui. Puoi personalizzare anche le targhe? Adesso mettiamo, teniamo le sospensioni standard e vediamo la seconda. Che forse la parte un po' davanti, che aspetta, proviamo. Non cambia niente, proprio che non... Uffa.
Ma non finisce mai il carburante in GTA 5? Allora ragazzi, facciamo un'ultima cosa prima di chiudere il video. Cioè adesso andiamo a prendere la bacca. Sì, la Lamborghini. La mucca. La modifichiamo e poi ce ne andiamo in giro. Con la Lamborghini si diverte. Poi sì, in un video prossimamente faremo con Italia, Jacopo Minis, che adesso non abbiamo. Vedrete che ci saranno a sballo. A parte che suonare i clacson, a parte che a certe cose non serve a niente. Certe cose tipo... Ci siamo capiti, no? Che in GTA 5 questa cosa qui poi dovrebbero anche averla migliorata. Cosa? Poi ti spiego. La funzione del clacson. Poi vedrete il tutorial di Wolf che mi farà direttamente in live con tutti i tasti per guidare l'auto, quindi c'è da aspettarsi delle cose che sono da sballo. Cioè sono proprio impossibili, automatico. Se io tipo faccio così e infilo questo qua qui, cosa succede? Mi sparisce l'audio. Guardate un po', e gas si va. Che praticamente sembra una gallardo. Meglio come era prima. Come era prima. Scusate ragazzi, ma abbiamo dei problemi con l'audio. Perché tanto praticamente vuoi... c'è il cavo dell'audio che non vuole entrare. Non so se mi sei spiegato. Sì. Non riesco ad attaccarlo. Ok, è entrato il cavo dell'audio. E a questo proposito praticamente vorrei dirvi non so cos'è che volevo dire. Niente. Allora, dato che sto video qui praticamente è mezzo muto perché non avevo niente da dirvi, facciamo magari un super remix con i suoni della Windows. Ci metteremo sotto, ragazzi. Rubiamo qualche video su YouTube i suoni e poi li mettiamo i nostri remix. No, quello lì mi ha rovinato la macchina. E poi il nostro DJ personale, tanto il penne spray torna come nuovo. E poi il nostro DJ personale ci fa, magari se è d'accordo, poi glielo chiederemo, un remix con i suoni della Windows, magari proprio lui. Passiamo i suoni, ci fa una musichetta, qualcosa di simile. Un qualcosa di tutto nuovo, inedito. Non si sa mai, un DJ accetta nuove sfide. Lui no, però vabbè. Che significa? Allora, gassi vacca. Vedi, è una mucca con le sospensioni. Tu ti immagini la mucca che fa su e giù, poi coi freni e i motori. Le marmitte, doppia ravvicinata, cofano in carbonio, in classe. E tipo i pagliaccio? No, è bellissimo. Allora, l'accelerazione fa schifo, la velocità massima fa schifo. Perché la velocità massima è così bassa? Fa schifo sta auto. Accelerazione per 30 al massimo. Sì, però non mi piace la velocità massima. Dovrebbe essere la più veloce di tutte questa macchina, no? Sì. La più veloce del gioco, allora perché fa così schifo? Cioè non è proprio ma poi la più veloce. Adesso poi ragazzi vi faremo vedere l'auto più veloce del gioco. Perché io per guidare voglio quella lì. Se no non guido. Poi rimettiamo il fumo. Vediamo, GTA 5 auto più veloce. Vediamo cosa ne salta fuori da internet. Dovrebbe essere lì là. Come non riesce a non riesce a contattare il server. Ah, ma ecco perché non si è connesso al wifi. C'è ragione. Un secondo, perché prima era crashato il PC e praticamente adesso sì, ok.
Riprova, adesso dovrebbe connettersi, Vodafone permettendo. Ok. Non è la Bugatti la macchina più veloce del gioco. Hanno anche scritto. Sì, ma stato qua sui binari è inguidabile. Datemi una macchina che, che vada più veloce di Bolt, che insegue un ladro che gli ha rubato la borsetta. No, aspettate, che qui sta ancora caricando. È la Bugatti Yerion. Nel gioco si chiama Adder. Sì, adesso poi prossimamente vi farò vedere che la ce la facciamo un po' più portare. Capitale a casa. Si suggerisce di rubare questa macchina con Franklin. C'è una zona della mappa dove la puoi rubare. E noi la compriamo. Perché la Bugatti costa circa un milione, qualcosa di più. Perché consigliamo Franky, perché così si può utilizzare per le gare in auto. Ah sì, è vero. Giusto. Però fa niente, a me non interessa, tanto devo soltanto guidarla io, quindi. Poi tanto la distruggo, quindi non c'è problema. Ma prima la compriamo, prima la provo io, poi la compriamo. Ok. Naturalmente tutte le cose. Va modificata con motore livello 4, sospensioni, freni e trasmissioni. No, non modifichiamo. Ma non è ancora al massimo. Ditemi una macchina che ora più veloce di Bolt, che insegue un ladro che gli ha fregato il telefono. La Formula 1. Video the best car without a free. La Bugatti è la più veloce. Quella che assomiglia alla Bugatti, truffa d'Adder nel gioco, è proprio quella ed è stata esclusa nel primo posto. Non è la più veloce, ce ne sono di molto più veloci. Credo di aver chiamato un marchio truffare sia anche solo un modo per sminuirla. La Entity, la macchina più veloce. No. Oh, ok, l'Overflow Entity XF. Ha molta più accelerazione dell'Adder, in compenso non frena. Aspetta, adesso ultima cosa del video. Allora, per se si truccano allora tutto, i freni più potenziati non compensano niente. Sì, questo qua. Queste qua ragazzi, ah no, facciamo una cosa. Adesso prossimamente vi faremo vedere tutte queste auto qua. Allora, io direi che praticamente compriamo l'Overflow Entity XF. Allora, prossimamente, oltre a quella lì, faremo anche vedere il Rhino e il Buzzard d'assalto. Tutti quanti, faremo un video in cui li guido tutti io. Tanto c'ho i soldi infiniti con i trucchi. Ma dove stai andando? Ci sono anche le barche. Sì, ma perché sei su... Vabbè, non voglio neanche saperlo. Su che cacchio di... Beh, se poi naturalmente vi faremo vedere tutte le varie... Vabbè, io poi voglio... Comunque, ragazzi, direi di chiudere qua. Quindi mettete un like e commentate se vi è piaciuto, così il botto cattivo YouTube non vincerà, contro di noi non ci eliminerà. Già detto. Poi forse. Quindi, bye a tutti da Wolf. E da Jacopo Mi.